carcere come facilmente potesti credere per una qualche inavvertenza o sventatezza politica, ma bensì perché sostengo indomito una durissima battaglia in difesa di una bandiera e di una libertà. Io ho dinanzi a me la strada segnata e nulla mi impedirà di percorrerla per intero. Sono le parole che il giovane Leo Valiani scrisse alla fidanzata Elena quando nel 1928 venne arrestato per la sua attività antifascista. Se ne è parlato alla Fondazione Bruno Kessler di Trento venerdì 3 aprile durante il seminario organizzato dal Centro per gli Studi Storici Italo-Germanici in occasione del centenario della nascita. Valiani è riuscito a fare da tramite, a portare in Italia, a far conoscere in Italia testi e volumi, ricerche di storici ungheresi, storici tedeschi e austriaci che altrimenti non sarebbero arrivati alla conoscenza degli storici italiani. Questo lo si vede soprattutto nel volume, quello più noto di Valiani, il suo bestseller sulla dissoluzione della monarchia asburgica, che rimane ancora oggi un volume unico nella storia, per la storiografia italiana. Durante l'incontro sono stati affrontati anche temi fondamentali dell'attività e della produzione dello storico fiumano, con particolare attenzione ai suoi studi sull'Europa centrale. Che Leo Valiani è stato qua un paio di volte nel passato come esperto storico anche del tema di cui parleremo oggi, cioè la Mitteleuropa. Lui è stato uno studioso molto importante dell'Europa centrale, Austria, crisi, eccetera, e fa parte delle ricerche del nostro istituto. In più, un altro motivo che mi sta a cuore personalmente è una personalità molto originale, un po' dimenticata, molto complessa, che di questi tempi politici fa anche bene ricordare. Sono pronto a passare in carcere tutta la mia giovinezza pur di far fronte all'ardua mia missione.